Buonasera, buonasera, bentrovati in questo nuovo numero di replay, un numero particolare. Iniziamo con qualche minuto di ritardo, doveroso dopo tutto perché siamo stati in diretta per raccontarvi Reggiana Pescara, questa vittoria davvero fondamentale in una gara che si potrebbe definire epica, che il Pescara ha vinto in 9 uomini nel finale grazie a un gol realizzato da Gennaro Scognamiglio. Insomma, siamo andati un po' lunghi per raccontarvi anche il post partita con le parole del tecnico Roberto Breda e del presidente Daniele Sebastiani, parole che riascolteremo più in là nel corso della trasmissione. Una vittoria che consente al Pescara di uscire dopo tantissimo tempo dalla zona play-out, un risultato dunque significativo, anche se l'obiettivo non è affatto raggiunto, ci sarà ancora tanto da lottare perché, come vedremo, le distanze lì nella parte bassa della classifica sono distanze davvero molto molto corte. Io ne approfitto per salutare il padrone di casa che questa sera è in collegamento. Buonasera Enrico. Buonasera Andrea, buonasera a tutti. Insomma, una serata importante, una serata condita da questo splendido risultato che fa da prologo poi ai giorni del mercato. Sì, e in questi 90 minuti di replay cercheremo di rivivere questa giornata di e Reggio Emilia, perché fuori dallo stadio c'è ancora Paolo Renzetti che tra poco saluteremo, poi avremo collegamenti con giornalisti, con addetti ai lavori, rivedremo le immagini, risentiremo più tardi anche Breda e il presidente Sebastiani, ma prima di iniziare, Andrea, se me lo permetti, vorrei mandare un caloroso saluto, un abbraccio da parte di tutto lo staff di TV6, della redazione sportiva della proprietà, al collega Francesco Di Francesco, che non può essere con noi questa sera per un'indisponibilità a livello fisico, ma presto tornerà con noi. Allora Andrea, se sei d'accordo, direi di iniziare a dare risultati e classifiche, poi ci collegheremo con gli amici che sono nelle varie postazioni. Assolutamente, vediamo subito i risultati di questa giornata che è la 17ª, si sta giocando una partita, quella del Rigamonti tra Brescia e Vicenza, per il resto l'intero quadro della giornata si è delineato proprio con questi risultati che hanno visto intanto le gare delle ore 15, dunque il match di Cosenza con la vittoria dell'Empoli per 2-0, poi Venezia-Pisa 1-1, Lecce-Monza 0-0, Ascoli-Regina 2-1, vittoria in rimonta dell'Ascoli, Cremonese-Chievo-Verona 0-2, Frosinone-Spallo 1-2, Reggiana-Pescara 0-1, Salernitana-Pordenone 0-2, Entella-Cittadella 1-0, come detto si sta giocando Brescia-Vicenza al Rigamonti, parziale di 0-0. Possiamo vedere subito la classifica di questa Serie B dopo 17 giornate, ma con diverse partite ancora da recuperare e da giocare. L'Empoli guida la graduatoria con 34 punti, 31 per la Salernitana, 30 per il Monza, poi Spal 29, Cittadella 27, Lecce 26, Frosinone e Venezia 25, 24 punti per Chievo e Pordenone, 22 per il Brescia che sta giocando, 20 per il Pisa, 17 per Vicenza e Regina, Vicenza che sta giocando, Pescara 16, Reggiana, Cosenza e Cremonese 15, Entella 14, Ascoli 13, come si vede distanze davvero molto corta nella parte bassa della classifica. Enrico. Sì, Andrea, allora direi anche per liberarlo di andare fuori dallo stadio al Mapei Stadium con Paolo Renzetti e Loris Bennato che devono ripartire. Allora Paolo, in chiusura di giornata ti chiedo, è stata una bella trasferta, la seconda vittoria fuori dalle mura amiche anche con la gestione Breda, hai sentito il presidente Sebastiani, l'intervista la riproporremo più avanti, molto entusiasmo e soprattutto questo nuovo anno è iniziato nel migliore dei modi, come per dire cancelliamo il 2020.
Eh sì, è proprio così, grazie Enrico, un saluto ovviamente a te e a tutti i telespettatori di Replay. Un nuovo anno con il botto, il caso di dire, con questa vittoria che fino a qualche minuto dal termine della partita del Maipei Stadium sembrava davvero insperata, e poi dal cilindro è uscito fuori il colpo di testa vincente di Gennaro Scognamiglio, giocatore spesso criticato anche dagli addetti ai lavori per delle prove che alcune volte non erano state all'altezza dello Scognamiglio delle altre stagioni. Questa sera invece il difensore di Gragnano è stato direi il migliore in campo nel Pescara, perché in una difesa che aveva grossi problemi anche per molte indisponibilità è stato davvero bravo a guidare tutto il settore arretrato, e poi con quel guizzo di testa a una manciata di secondi dal 90° a trovare il gol della vittoria. E che gol, un gol bello da vedere, ma soprattutto pesantissimo per la classifica, e che ha permesso al Pescara di ottenere questa vittoria altrettanto pesante su un campo di una diretta concorrente come la Reggiana, che Reggiana in un'altra occasione sempre qui in casa in superiorità numerica con la Regina aveva perso per 1-0. Dunque alla formazione emiliana non portano bene le partite con formazioni che giocano con un uomo in meno. Aveva perso con la Regina, è accaduto lo stesso questa sera con il Pescara, ma guardiamo in casa nostra, perché la vittoria ottenuta in terra emiliana vale davvero tanto per la classifica, per il morale, per l'autostima e per iniziare bene un 2021 che tutti si augurano, Enrico, come dicevi tu, sia foriero di maggiori soddisfazioni rispetto a quello che è stato il 2020, che comunque alla fine ha visto il Pescara salvarsi in quella partita altrettanto epica giocata dai biancazzurri a Perugia e vinta ai calci di rigore. Era importante soprattutto non perdere, e questa sera al Maipei Stadium è arrivata la vittoria, ma una vittoria arrivata con il Pescara ridotto in 9 uomini per le espulsioni, ecco, prima Paolo, di Bellanova e poi dello stesso Scognamiglio. Cosa è successo a Scognamiglio dopo il gol, l'infortunio che ha avuto? Allora, Scognamiglio nell'occasione del gol dell'inzuccata si è infortunato, ha riportato una ferita sull'arcata superiore del sopracciglio, è stato medicato dai sanitari della società abruzzese proprio a bordo campo con un vistoso turbante, è rientrato sul terreno di gioco, ha avuto appena il tempo di entrare prima di farsi espellere, e poi negli spogliatoi è stato medicato. Non è stata una cosa piacevole da vedere quel fallo, capisco l'adrenalina e tutto, però un professionista non può fare quegli interventi talmente plateali che poi hanno rischiato anche di rovinare il contesto della partita. Sì, è stato un intervento sicuramente che Scognamiglio si poteva risparmiare, che è arrivato sull'onda emotiva della gioia per il gol, il primo gol stagionale. Dicevo, poi negli spogliatoi, Enrico, il giocatore è stato portato nell'infermeria dello stadio qui di Reggio Emilia, è stato medicato e gli sono stati applicati 5 punti di sutura, come ci ha anche detto prima del collegamento il responsabile dell'area comunicazione del Pescara, Massimo Mucciante. Alla fine tutto è bene quel che finisce bene, e Scognamiglio avrà modo e tempo di recuperare da questo problema la testa, anche perché sarà squalificato e non sarà disponibile, così come Bellanova, per la gara con la Cremonese. Invece tornerà a disposizione, a proposito di squalifiche, Maestro, che proprio questa sera aveva scontato la sua giornata di stop. Per chiudere, Enrico, una grande serata a Reggio Emilia, un Pescara davvero epico, come lo abbiamo definito in occasione dell'intervista che abbiamo realizzato pochi minuti fa con il presidente Sebastiani. Da oggi si parlerà per 2 settimane soprattutto di mercato, perché ci sarà la sosta e ci sarà tempo e modo per prepararsi al ritorno in campo nel match con la Cremonese. Paolo, grazie. Sì, Andrea, volevi intervenire? Sì, un aspetto che abbiamo anche sottolineato nel corso della diretta è un Pescara che ha ritrovato un certo spirito, che va dunque a questa mini vacanza di qualche giorno, però con questo spirito ritrovato, che è lo spirito che dovrà accompagnare la squadra da qui alla fine della stagione. Sì, uno spirito battagliero come probabilmente non si era mai visto in questa stagione, almeno così in questo modo come è stato al Maipei Stadium. Ma il Pescara aveva battagliato anche nelle partite con il Monza, con il Brescia, in quella con il Cittadella.
è mancata la continuità da questo punto di vista, però questa sera insomma Andrea, i giocatori del Pescara sono riusciti a sfoderare una prestazione maiuscola anche sotto l'aspetto caratteriale. Ora c'è la sosta, come ha detto anche Breda nel corso della conferenza stampa, ci saranno 3 giorni di riposo per i giocatori del Pescara che poi torneranno a lavorare in vista del ritorno in campo per il match con la Cremonese. Paolo, ti salutiamo dall'esterno del Mapei Stadium, grazie e complimenti per il lavoro svolto, a te e il tecnico Loris, buon viaggio, buon lavoro di ritorno. Grazie. E presento gli ospiti in piattaforma, siamo collegati con il collega Totò De Leonardis, buonasera Totò, buonasera a tutti. Riccardo Clinco, buonasera Riccardo, buonasera Enrico, un saluto all'assessore al comune di Pescara, all'avvocato Luigi Alboremascio, buon anno a tutti, poi avremo altri ospiti, poi il nostro Costantini dallo studio preparerà la sintesi, le immagini, oltre a rimontare, Andrea, se mi senti, anche le interviste di Breda e di Sebastiani. Allora, avremo anche altri ospiti che si alterneranno in studio. Vorrei partire da voi per i primi commenti a caldo su questa vittoria, la vittoria del cuore, una vittoria che è maturata nel finale. Allora, iniziamo da te, Totò. Cosa ti senti di dire dopo questo secondo successo esterno della gestione Breda? Beh, innanzitutto ovviamente la soddisfazione per aver visto Pescara tornare a vincere, cioè dopo questa partita le considerazioni positive sono diverse, intanto la vittoria, intanto il fatto di essere usciti dalla zona rossa per la prima volta all'inizio del campionato. Queste sono sicuramente stati meriti, tra l'altro ritengo nella sua bruttezza questa partita, che è stata veramente brutta, è stata senz'altro comunque meritata la vittoria del Pescara, visto che la Reggiana è stata molto più brutta, insomma, voglio dire, almeno quella è la considerazione che ho fatto. Sì, è stata diciamo una battaglia, è stata anche appunto la grinta, il cuore, tutto quello che volete, però insomma non è questo, tutto questo secondo me, a parte il fatto che insomma la vittoria ovviamente porta un momento naturalmente molto felice, anche importante per la squadra per riprendersi, però non cambia una virgola tutto quello sul piano tecnico, quello che abbiamo detto negli ultimi 2 mesi. Questo chiaramente è una squadra da ritoccare e rifondare in diversi punti, e siccome insomma, adesso l'avversario vero in questo momento è il mercato che, come sappiamo, purtroppo negli ultimi anni dopo ne parliamo. Appunto, voglio dire, sì. È stato disastro, per cui credo che in questo momento bisogna pensare al mercato così come si pensava già 2 mesi fa, perché questa è una squadra comunque, al di là della vittoria meritata e tutto il resto, è una squadra che va sicuramente rifondata e ritoccata per farla crescere sul piano tecnico, perché quello che abbiamo visto stasera è stata una partita così, beh sì, di cuore, del cuore, una partita del cuore. Quindi una vittoria che non deve far modificare il modo di lavorare, esatto, per esatto. Il mercato, questo sicuramente. Esattamente, questa è la base secondo me, certo. Partendo proprio da questa vittoria che insomma intanto è una boccata d'ossigeno notevole. Luigi Mascia, tu ormai segui il Pescara da decenni, non l'ho chiesto a Antonio perché era troppo facile, ma Reggio Emilia è un campo che rievoca dei ricordi un po' particolari, nel 75-76 sotto la neve, quel 2-2 con il gol di Di Somma alla fine, il rigore parato, poi quello era l'anno della promozione con Cadè, poi nel 91-92 con Galeone la vittoria con le reti di Massara e Bivi, insomma Reggio Emilia ci porta bene, Luigi? E indubbiamente, io quella del 75-76 non la ricordo perché ero davvero un bambino, ma quella del 91-92 la ricordo perché ero lì e fu una grandissima vittoria, fu una grande lezione di gioco e fu una, credo, una delle partite memorabili dell'era Galeone, di superiorità tecnica, tattica, e la ricordo con grande piacere. È un campo fecondo per noi. Poi scusami sera... Luigi, c'è anche la semifinale playoff per la promozione di Serie B con quello 0-0 che fu una partita in colore, però creò poi i presupposti per successivamente in casa per il passaggio del turno e poi
accedemmo alla finale, sappiamo com'è andata. È un campo che ci dice bene, questa sera ci ha detto bene. Devo dire che abbiamo incontrato, dal mio punto di vista, la squadra più inconsistente fino adesso, perché mi ha impressionato negativamente la Reggiana, che avrà avuto anche qualche assenza di troppo, ma mi è sembrata davvero una squadra in grande difficoltà, più in difficoltà del Pescara se possibile. Una nota positiva è che si era chiesto a Breda di migliorare sotto ogni punto di vista, ma soprattutto l'aspetto che doveva essere migliorato era quello caratteriale, quello della grinta, quello dell'approccio, quello di acquisire una mentalità che fosse di una squadra che deve lottare con il coltello fra i denti per salvarsi in un campionato iniziato molto male, campionato difficile. Sotto questo aspetto questo obiettivo è stato centrato. Dagli altri punti di vista, di un upgrade di carattere tattico, di carattere tecnico, di carattere atletico, sono d'accordo con la disamina che ha fatto Totò, il Pescara deve fare ancora tanta strada. Però se vedo quella classifica che finalmente ci vede davanti a qualche squadra rispetto ad un inizio anno, inizio campionato davvero disastroso, questa sera non possiamo che sorridere. L'altra nota incredibile è questa di Seter, che intanto è stato in campo per 90 minuti e questa è una notizia, e ha lottato col coltello fra i denti facendo reparto sostanzialmente da solo, un giocatore davvero davvero incredibile, e da qui parte il Pescara, e poi col mercato che ormai è alle porte, anzi è iniziato credo da oggi, ci aspettiamo comunque un salto di qualità. Insomma, tra poco vi chiederò anche sulle prestazioni dei singoli, chi vi è piaciuto di più, chi di meno. Vorrei sentire Riccardo, allora, il peso di questo successo che permette, come diceva Luigi Mascio, di uscire dalla zona rossa, anche dalla zona arancione, insomma siamo in zona gialla perché siamo fuori da play-out e la zona della retrocessione diretta, però come sosteneva anche Totò è una vittoria che non deve modificare il pensiero della società sul mercato, ma anche gli obiettivi della stagione, perché questa è una classifica molto molto corta. Assolutamente, hai perfettamente ragione. Tra l'altro la vittoria di Ventella e dell'Ascoli, che erano un po' staccate, che si stanno un po' ricongiungendo al gruppo, ci fa sicuramente fare attenzione sicuramente a quello che c'è dietro, ma anche davanti, ma anche dietro. Però devo dirti una cosa, che io volevo innanzitutto pubblicamente scusarmi con i miei vicini di casa, perché ho lanciato un urlo pazzesco, perché è stato un gol che mi ha... erano anni che non vivevo una partita così, e tra l'altro ero in casa da solo e l'ho vissuto in una maniera... guarda, veramente ti perdoneranno. Ti perdoneranno, perché è stata una liberazione questo gol di questa partita, che è stata una partita, io direi, storica, ce la ricorderemo tutti, al di là di quello che è successo come azione, ma come tensione, perché per noi è una partita veramente importante, una vittoria in trasferta che io ho 57 anni, dopo stasera ho 67, ho 10 anni, in una giornata ho 10 anni di anzianità, però è stata una cosa veramente meravigliosa, una partita che a me è piaciuta, a Totò no, a me sì, forse perché l'ho vissuta in una maniera... proprio da tifoso, e devo dirti la verità, a Totò non sarà piaciuto sul piano tecnico, credo, no, che ma sul piano tecnico, però, ha ragione, però sul emozionale, fatto sicuramente emozionale, sì. Devo dirti che è stata una grande partita, quindi queste partite con queste emozioni, la parte tecnica secondo me viene un po' in secondo piano, ma più la parte emozionale, che ti garantisco è stata una partita, come abbiamo visto tutti, molto entusiasmante. Ecco, poi devo dire, sì, allora, no, Totò... una cosa a volo per rispondere. No, il problema mio è che purtroppo partite così, io ne ho visto una nel 74, Casarano Pescara, vince Pescara 1-0, capisci? 40-50 anni fa, insomma. No, è vero, però il ritorno, poi quando è entrato Scognamiglio col turbante, che mi ricordate quando è entrato Beckenbauer col braccio fasciato, che queste cose un po' a me entusiasmano, e quindi io sono veramente felice. Nei confronti di Scognamiglio, però... quando è rientrato ha rovinato tutto, perché secondo tutto, me perché non era un professionista serio, rientrare, puntare un avversario per cercargli di fargli male, cioè, sono d'accordo Enrico, posso dire una cosa, ha giocato bene Scognamiglio, ci ha dato solo questi tre punti pesanti, ma aveva commesso anche tanti errori. Quindi, hai ragione, un gol pesantissimo, è stato bravissimo, ci auguriamo che ovviamente guarisca presto.
però non è. Però Varone ci ha picchiato tutta la partita. Io devo dire anche questo, perché non significa, Riccardo. No, no, hai ragione. Io non sto dicendo, sto dicendo che Varone, la persona che ha preso il calcio, a lui di calcio ci hanno infilato almeno una trentina in tutta la partita e non è mai stato ammonito, tranne che in fondo. Quindi probabilmente la gestione dell'arbitro. Comunque, tornando alla partita, il Pescara nel primo tempo era partito molto bene, approccio positivo, non so se siete d'accordo, Luigi. Assolutamente. Poi c'è stata una reazione della Reggiana che ha colpito il palo con redrezza e sul finire del primo tempo si è riacceso il Pescara. Poi quell'episodio di Bellanova ha un po' condizionato il secondo tempo. Lì le scelte degli allenatori sono state molto diverse. Conservativa quella di Breda, che poi ha avuto ragione perché ha tolto Galano inserendo un difensore. Il tecnico della Reggiana ha tolto i difensori nella logica, perché era rimasto soltanto Seterre, ha inserito altre punte e ha perso la partita. Molte volte il calcio non ha logica, no, Luigi e Totò, ma si vive proprio di episodi. E a dir la verità, il Pescara questa sera ha vinto una partita bellissima, però forse ha recuperato i punti persi con il Cosenza, dove meritava di vincere. Questa sera probabilmente il pareggio era il risultato più giusto, non so se siete d'accordo. Ma Enrico, io in linea di massima ritengo che siccome questa partita è stata veramente brutta e i partecipanti erano due, Reggiana e Pescara, voglio dire, a costruire questo spettacolo, chiamiamolo così, alla fine il successo può essere anche considerato giusto, nel senso che insomma sono stati 10 minuti, un quarto d'ora di partita vera, cioè quella iniziale in cui le cose migliori senz'altro l'ha fatto il Pescara, e poi insomma una partita inguardabile per tutti e due. Alla fine la Reggiana è riuscita a fare due tiri in porta, il Pescara ha fatti due o tre, quindi insomma sul piano del sono risultati che possono capitare in partite di questo tipo. Invece quello che resta è comunque una partita che al di là dei tre punti, al di là del salto in avanti, è stata una partita che deve servire secondo me da monito per il futuro, perché chiaramente non è che il Pescara ha giocato male, con tutta la grinta, il cuore, tutte queste belle parole, l'ebito, via dicendo, però quello che si chiede a una squadra di calcio, soprattutto a Pescara, anche perché siamo stati abituati negli ultimi 20-30 anni a fare questo discorso, un gioco diverso, cioè una squadra. Però probabilmente Totò, per salvarsi, per uscire dalle sabbie mobili della classifica, occorrono questi valori, cioè essere agonisticamente attenti, lottare col cuore, la tecnica forse passa in secondo piano. No, solo che sono valori che dovrebbero aiutare a far crescere la squadra sul piano tecnico, cioè avere maggiore consistenza, maggiore consapevolezza nell'imporre il proprio gioco. Cioè questo, quando tu hai una squadra che ha anche grinta, anche cuore, perché la squadra di Cadeo, voglio dire, aveva tanta qualità, ma aveva anche tanta grinta, voglio dire, perché è così è stato anche con Galeone. Anche con Tommo Rosati. A proposito, Enrico, ti devo richiamare perché la partita 75-76 c'era Tommo Rosati in panchina. Era l'anno prima. Hai ragione. E c'era Serato, ex biancazzurro, che era il campionato contro di noi, che fece due gol, ma poi fece parare il rigore, gli parò il rigore Piloni. Quella sì che è stata una partita epica, un'impresa, secondo me. Sarà una delle partite. Senti, vorrei sentire Luigi Mascia su Galano, perché oggi Galano ha fallito un gol clamoroso sul finire del primo tempo, poi è stato sostituito. Si parla anche di una sua probabile partenza, che ne pensi? Enrico, Galano è Galano, si accende e si spegne. È vero che ha fallito una clamorosa palla gol, però è anche uno che si è inserito su quella palla e alla fine mi pare che ci sia stata anche una deviazione su quel tiro lì, ed è uno dei pochi che in questa squadra comunque da un momento all'altro
può inventarsi qualcosa. Questa è una squadra in cui ci sarebbero astrattamente dei valori tecnici, ma io sto ancora aspettando un acuto di Valdifiori, sto ancora aspettando il miglior Memusciai, servono i gol anche di un centrocampo. Allora mi dai i tuoi promossi e boccianti, Luigi, poi lo chiederò anche a Totò e Riccardo. Guarda, che restano con noi. Promosso come al solito Seterre, che lì davanti magari l'arbitro è stato anche un po' troppo severo con Seterre, e non parlo solo dell'azione sul presunto rigore su cui secondo me l'arbitro non ha sbagliato, però in genere mi sembrava un atteggiamento da parte di Meraviglia, che è tutt'altro che una meraviglia di arbitro, ma non per gli episodi in sé, ma per la gestione di questa partita. Su Bellanova secondo me ha compiuto un errore, l'espulsione di Bellanova era assolutamente, sì, troppo esagerata, severo. E ha condizionato la partita, perché la poteva condizionare oltretutto con un'espulsione al primo tempo. Seterre è promosso e a me non è dispiaciuto nemmeno Galano, che però con Seterre gli gira intorno e ogni tanto prova a fare qualcosa, però bisogna anche dire che queste due punte sono servite pochissimo. In questo momento forse il problema più grande del Pescara è proprio il centrocampo, dove ci dovrebbe essere tanta qualità, ma in realtà è un centrocampo che molto spesso, al netto delle difficoltà che Busellato ha nel fatto che è appena rientrato, però è un centrocampo che né fa filtro e né riesce a proporre. E, in difesa, alla fine tu sei molto severo con Scognamiglio, però Scognamiglio ha fatto il suo. Mi è piaciuto sempre quel ragazzo dell'Atalanta che quando entra comunque si fa trovare sempre preparato, e sono tutto sommato dei punti di riferimento. Poi una cosa voglio dire, mi è piaciuto moltissimo, ma l'avrete notato, l'atteggiamento alla fine della partita. È vero che abbiamo vinto una partita in condizioni straordinarie, è vero che abbiamo vinto una partita epica, però quell'abbraccio finale è molto molto enfatizzato, ma nel senso migliore del termine, cioè vero, autentico. Ho visto che si sono stretti intorno a Valdifiori, ma tutti i ragazzi mi hanno dato l'idea del fatto che tutte le preoccupazioni e gli appunti che facevamo ad inizio campionato sul fatto che Oddo non fosse riuscito a creare anche spogliatoio e squadra, su questo Breda, e la dimostrazione patente è la partita di questa sera, lo spirito di gruppo, se c'è un valore aggiunto è proprio questo che Breda finora è riuscito a dare. Quell'abbraccio finale, quel grandissimo entusiasmo finale, beh, un po' quello che quest'anno io vedo nel Milan, che forse tecnicamente è inferiore ad altre squadre, ma ha uno spirito di gruppo straordinario, e con quello spirito di gruppo si riesce magari a sopperire anche a qualche lacuna tecnica e tattica che purtroppo il Pescara tuttora conserva, e io spero che a breve, anche dal punto di vista atletico, questi giorni che arrivano non siano dei giorni di vacanza vera e propria, ma possano essere anche per Breda l'occasione non solo di recuperare qualche giocatore che è indietro perché reduce da infortunio, ma anche di fare una sorta di richiamo di preparazione, perché questa squadra secondo me ha bisogno anche di alcuni correttivi di carattere atletico. In effetti è stata molto bella quell'immagine a fine partita di un gruppo compatto, ma in effetti fratture tra i giocatori, tra di loro, non c'erano mai state. Probabilmente c'era la frattura tra il gruppo e l'allenatore, così come è avvenuto però anche con altri tecnici, quindi Breda è bravo a gestire questo gruppo, con la speranza che gli stessi giocatori sappiano avere professionalità nei confronti di Breda. Luigi, prima di salutarti, cosa ti auguri per questo 2021 e poi ti lasciamo? Beh, mi auguro di continuare, di avere serate come queste, di continuare su questa strada. Mi auguro anche che ci possa essere un consolidamento societario, ma questo... Scusami, non vuol Luigi, dire perché che... c'è un aggiornamento da Andrea Costantini, sì, sul posticipo. Sì, perché poco fa il Vicenza si è portato in vantaggio con Dariva, dunque Brescia 0, Vicenza 1, Vicenza che dunque potrebbe allontanarsi dalla zona playout, Vicenza che deve anche recuperare la partita con il Chievo Verona. A te, Enrico. Sì, dicevo... Sì, Luigi. Dicevo che mi auguro anche un consolidamento societario, che mi fa sorridere la vicenda Pavanati che abbiamo vissuto anche durante le tue trasmissioni, però il consolidamento societario non vuol dire Sebastiani fuori, vuol dire che finalmente magari possa esserci qualcuno, è un auspicio
che possa affiancare comunque il presidente, che potrebbe assumere altri ruoli, non lo so, però questa sera Sebastiani è stato alquanto sibillino al microfono di qualche vostro collega, perché ha detto: quando le trattative le conduco io, le conduco in maniera riservata. Questo significa che evidentemente le trattative dopo la vicenda Pavanati, che mi sembra francamente accantonata, però trattative ve ne sono, quindi la prospettiva potrebbe essere di un 2021 in cui si rafforzino, magari si rafforzi la compagine societaria, Sebastiani non sia più solo ad affrontare comunque le difficoltà intanto di affrontare un campionato cadetto sempre impegnativo, ma tanto più con un'emergenza sanitaria come questa e con difficoltà che sono comuni a tante squadre provinciali come le nostre, ma anche addirittura i grandi club. Ecco, questo è un po' l'auspicio, poi un po' di fortuna, francamente, che non guasta mai. Questa sera un pizzichino ne abbiamo avuta, perché Scognamiglio ha segnato al momento giusto e quella partita si è chiusa lì, poteva addirittura anche essere messa in discussione negli ultimi minuti finali, però alla fine l'abbiamo portata a casa, e quindi mi sembra, così come si è chiuso malino il 2020, non poteva aprirsi in maniera migliore il 2021. Continuiamo così con questo spirito di gruppo. Luigi, noi ti ringraziamo per questo grazie contributo, a voi. Grazie e buon anno anche a te. Ciao, Luigi. Grazie. Ciao. Luigi. Andrea dallo studio, allora ci fai vedere le immagini e ce le commenti, poi andremo in pubblicità, avremo altri ospiti. Andrea. Allora, le immagini di questa vittoria importante del Pescara, arrivata in condizioni davvero peculiari al Mapei Stadium Città del Tricolore. Pescara con il 3-5-2 con Busellato e il redivivo Masciangelo sulla sinistra, Balzano in difesa, preferito a Gutti, in avanti Seter e Galano, trio di centrocampo con Busellato, Valdi Fiori e Memusciai, assenti Bocchetti, Capone, Antei, Maestro squalificato, oltre ai Lungo De Genti. Nella Reggiana 3-4-1-2, anche qui tante assenze, Cerofolini, Rozio, Mazzocchi che è il bomber della squadra, Zamparo e Carbò in avanti sostenuti da Radrezza. Il Pescara parte bene, ma Sciangelo subito si fa vedere sulla sinistra, poi la conclusione di Galano è bloccata a terra da Venturi che sostituisce lo squalificato Cerofolini. La volata di Bellanova, Seter non arriva, dalla parte opposta però alimenta l'azione Galano, tocco all'indietro per il cross di Busellato, una carambola ma si salva la difesa della Reggiana. Davvero un bell'inizio promettente per il Pescara, poi però la Reggiana sale su, avanza con il baricentro e si rende pericolosa con la percussione di Gabriel Lunetta che scheggia l'incrocio dei pali sull'uscita a valanga di Fiorillo. Pescara che si complica la vita in uscita, Busellato perde un pallone sanguinoso al limite, Radrezza va giù, si continua a giocare, Zamparo, una respinta di Balzano, poi Muratore va alla conclusione, una correzione di Balzano, la palla termina di poco sopra la traversa, palla gol importante per il giocatore arrivato dall'Atalanta e in precedenza dalla Juventus Under 23. Qui un episodio importante del match, Bellanova già ammonito, a terra un avversario perdendo l'equilibrio, un'azione anche un po' casuale, senza pietà, meraviglia di Pistoia, molto fiscale con i giocatori del Pescara, Pescara che resta in 10 uomini, ma Pescara che ha subito questa grande chance in chiusura di tempo, Seter per Galano, uno splendido filtrante, la percussione di Galano che però non inquadra la porta, c'è anche una deviazione, palla in calcio d'angolo e poi meraviglia di Pistoia, dice che può bastare così per il primo tempo. La ripresa, Pescara però in 10 uomini, costretto sulla difensiva, nel frattempo fuori Balzano, dentro Gut, fuori Galano, dentro Omeonga, il Pescara si copre 3-5-1 con Omeonga quinto di destra, ci prova la Reggiana, ci prova, prova ad approfittare di questa superiorità numerica, ma Fiorillo non deve compiere interventi granché impegnativi. Questo è un colpo di testa sopra la traversa da parte del difensore Martinelli, poi ci riprova ancora la Reggiana con l'azione di Gianfi e poi uno scambio sul breve, la conclusione di Zamparo e la palla che termina di un soffio fuori, e questo è il brivido principale corso dal Pescara nel corso della ripresa. Eravamo nella fase di maggiore sofferenza del Pescara, Pescara che poi si aggiusterà con il passare dei minuti e concederà sempre meno spazio alla squadra di Massimiliano Albini. Qui uno spunto di
Carbo, l'uomo della promozione, giocatore della Sierra Leone, che non riesce però a dare forza alla sua conclusione. Facile la parata di Fiorillo. Questo è un episodio che fa discutere. Seter spunta la sua maniera, si lascia dietro due giocatori, scontro con Di Butti, va a terra, per meraviglia di Pistoia il fallo è di Seter, che avrebbe trattenuto Di Butti. C'erano gli estremi per una punizione per il Pescara, forse anche per un rigore, perché il fallo potrebbe concretizzarsi all'interno dell'area. Protesta anche Breda, protesta Memusciai, punizione però per la Reggiana. Ma arriva a sorpresa a 5 minuti dalla fine il colpo di testa di Scognamiglio dopo la punizione di Memusciai. Esulta anche il presidente Sebastiani, lo scontro in area di rigore con Scognamiglio che riporta una ferita lacero-contusa, ma soprattutto segna il gol che deciderà la partita. Poi l'ingenuità di Scognamiglio, che rientra in campo, lui era già ammonito, rientra in campo e va subito su Varone, lo atterra in quel modo, entrata piuttosto dura. Meraviglia lo manda negli spogliatoi anzitempo, il Pescara chiude in 9 ma non soffrirà nei 5 minuti di recupero concessi da Meraviglia di Pistoia. Pescara batte Reggiana 1-0. Gli episodi li commenteremo tra poco con gli amici collegati, gli episodi salienti, quindi pubblicità e poi torneremo per questo numero un po' diverso di Replay. A tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Il Superbonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il Superbonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglia 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it.
Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Eccoci di nuovo, ben ritrovati in questa edizione speciale di Replay nel pieno post partita di Reggiana Pescara. Stiamo commentando la fondamentale vittoria del Mapei Stadium 1-0 con la rete di Scognamiglio nel finale. Nel frattempo vi diamo anche un aggiornamento del posticipo di orario di questa 17ª giornata, perché il Vicenza ha raddoppiato al Rigamonti, dunque avanti 2-0 le reti di Dariva e poi al 45esimo di Cappelletti. Dunque Brescia che non riesce a ingranare in casa dopo la vittoria di Ferrara, Vicenza che potrebbe, ripeto, allontanarsi dalla zona play-out. Enrico. Sì, grazie Andrea. Allora, intanto tra poco dalla regia ci hanno avvisato che ci sarà anche l'intervista con il tecnico della Reggiana Alvini, poi risentiremo anche Breda e Sebastiani. Intanto saluto in piattaforma il collega Stefano Buda. Buonasera Stefano, ben rivisto e buon anno anche a te. Buonasera e buon anno a tutti voi. Sta entrando un altro ospite. Intanto ero rimasto ai giudizi sulle prestazioni dei singoli, quindi Totò e Riccardo, stessa domanda fatta prima a Luigi e Masci, promossi e bocciati della partita di questa sera. Totò. Ma guarda, sicuramente c'è Terra, praticamente nel momento di maggior sofferenza ha tenuto sulla squadra da solo. A me è piaciuto anche Memushai, sia per lo spirito sia per la capacità comunque di stare, di essere in partita e di dare una mano ai compagni. E poi aggiungerei Fiorillo, che quel poco che ha dovuto fare l'ha fatto bene. Poi insomma anche Masciangio al rientro non mi è dispiaciuto, mentre cioè, a me sembra ancora non il giocatore giusto in questo momento Valdifiori, che continua ad avere problemi soprattutto di tenuta fisica, insomma, quindi per il resto una partita normale, direi, ecco, come per gli altri, direi. A parte su Scognamiglio sì. Lo stesso giudizio tuo, cioè che ha fatto una cosa bruttissima, che ha rischiato veramente di rovinare la partita, e anche la prodezza nel gol l'ha fatto, voglio dire. Riccardo. Promosso assolutamente Setter, e Fernandez quando è entrato mi è piaciuto molto, e anche Masciangelo al rientro. Bocciati l'arbitro e rimandati Galano e Busellato, che Busellato ha perso una palla al limite che poteva veramente costarci molto caro. Il grande bocciato della partita per me è l'arbitro, che non ha mai capito nulla in tutta la partita, sventolando ammonizioni a destra manca, facendoci nervosire anche Setter, perché su quell'episodio per me il rigore poteva starci. Ne possiamo parlare se volete, ma certo, no, parliamone subito, lo possiamo anche rivedere, non so se abbiamo anche altre angolazioni, adesso chiederò allo studio ad Andrea Costantini. Secondo te, quindi, Riccardo, c'era... Per me, visto da qua, il calcio di rigore tutta la vita, cioè, non discuto, da un'angolazione diversa con un braccio, effettivamente se te allarga un po' il braccio, sì. E Totò e Stefano su questo episodio? Ma io ho visto anche la seconda angolazione, secondo me c'era il fallo di Setter, l'arbitro ha fischiato quello, cioè lui si dà una manata al nostro giocatore, e poi secondo me non ha sbagliato a dare
a avere quel giudizio. Mi avviso, però bisogna rivederlo, voglio dire. Sì, mi dicono dallo studio che però negli highlights non c'è l'inquadratura successiva quando si è sì, io ho visto quell'inquadratura, anche a me sembrava rigore. Poi durante la diretta ho visto l'altra però sei d'accordo con Riccardo che l'arbitro è venuto a mancare soprattutto nella gestione della partita? Ma questo sì, in effetti non è stata una partita dura, però lui spesso stava lontano dall'azione. Non so, anche quell'episodio di Bellanova, lui era molto lontano, vista dalla sua angolazione, non ha capito che lui, il giocatore nostro, era scivolato, insomma, quindi a vederlo da lì sembrava un fallo nettissimo, quindi esattamente, degli errori li ha fatti, però non su Chatera, direi io. Stefano, non ti abbiamo chiesto, adesso sei entrato in collegamento, un tuo parere su questi 90 minuti, la vittoria del cuore, tu come la definisci? Ma sicuramente una vittoria di quelle, insomma, gli aggettivi sono già stati usati tutti, insomma, vi ho ascoltati prima, vittoria epica, eravate un po', ecco, in tema di Emarcord, a me è riportato un po' indietro i primi anni 90, quelle per spirito di battaglia tra teste fasciate, voglia di portare quindi da Odensi e Odicara a Firenze con Rumignani, esattamente, parli di Rumignani, esatto, ma è quello che ci ha ricordato, era lì che volevo arrivare. Quindi diciamo, ecco, sicuramente una partita vinta con il cuore, ma secondo me anche una partita vinta poi con l'ordine tattico e con quelle che sono state le scelte dell'allenatore, perché io ad esempio a fine primo tempo, insomma, quando c'è stata la sostituzione oggettivamente conservativa di Galano, insomma, temevo che fosse una mossa un po' suicidia che ci avesse poi portato a schiacciarci troppo e magari a subire qualcosa. Invece poi a conti fatti ha avuto ragione lui, perché paradossalmente diciamo, al netto di quel palo esterno di Zamparo, il Pescara il secondo tempo ha subito perfino meno che nel primo e ha creato anche qualcosa di più, cioè nel senso è riuscito a ripartire in maniera un po' più pericolosa in due o tre occasioni, in una delle quali è nato poi anche il calcio di punizione che ha portato al gol di Scognamiglio. Ecco Stefano, scusami se ti interrompo, molti tecnici sostengono che quando levi un attaccante per inserire un difensore il tutto potrebbe essere nocivo per la squadra, per l'aspetto psicologico, cioè sarebbe un brutto segnale. Tu cosa pensi di questo, che al Pescara invece ha dato una carica in più visto l'atteggiamento della squadra? Oggettivamente era quello che avevo pensato anch'io poi quando ho visto la sostituzione, cioè temevo che anche appunto il segnale lanciato alla squadra fosse quello di fare un po' barricate fino al 90esimo per cercare di strappare il punto senza, insomma, credere a sufficienza nei tentativi di ripartenza. E per un quarto d'ora, per almeno il primo quarto d'ora, si è anche visto questo. Poi evidentemente la squadra si è aggiustata e riuscita in qualche occasione a ripartire. Da questo punto di vista credo che sia stato anche positivo il ruolo svolto da Valdifiori, che in qualche modo ha cercato in qualche occasione la profondità, riuscendo a trovare a innescare Seterre, che oggettivamente quelle poche volte, insomma, che il Pescara è riuscito a mettere la testa fuori è dovuto insomma alla forza straripante di questo giocatore, che credo che sia la buona notizia della serata, insieme ai tre punti, insieme a una vittoria di inestimabile valore, sia sicuramente anche il fatto che siamo alla seconda partita di fila con Seterre in campo fino al 90esimo. Ecco, è un segnale che sicuramente di buon auspicio, perché con un centravanti di questo genere lì davanti, se con il mercato si riuscisse a innestare un giocatore complementare alle sue caratteristiche, sicuramente assisteremo a un giorno di ritorno con una sofferenza decisamente inferiore a quella che abbiamo vissuto finora. Sei d'accordo anche tu, Stefano, con quello detto poc'anzi da Toto De Leonardis, anche da Riccardo, che è una vittoria che però non deve
modificare il lavoro per il mercato che è iniziato proprio oggi e si concluderà il 1 febbraio. No, assolutamente no, perché cioè, assolutamente sì, sono d'accordo, voglio dire, con quello che è stato detto prima, perché sarebbe un errore imperdonabile, insomma, pensare che una vittoria di questo genere abbia risolto i problemi. Ci sono problemi strutturali che vanno, sui quali è assolutamente indispensabile intervenire. Credo che la società ne sia insomma consapevole e che voglia evitare in tutti i modi il rischio insomma di ripetere un errore che per esempio proprio lo scorso anno probabilmente noi arrivammo al mercato di gennaio insomma sulle ali dell'entusiasmo di quella vittoria a Pordenone in cui Pescara sembrava insomma, anche avere trovato la quadra e insomma mettere in ed esprimere anche un gioco di qualità elevata. Oggettivamente da quella partita in poi iniziò una china calante che se non ci fossero state le problematiche legate ai punti di penalizzazione ci avrebbero visti retrocedere in Serie C. Quindi credo che la società, credo e spero, ma ne sono sicuro che in qualche modo abbia fatto tesoro di quegli errori e che sia pronta diciamo a mettere riparo a quelle che sono insomma le falle evidenti che sono presenti in questa rosa. Stefano, noi ti ringraziamo per questo contributo, grazie per aver dato, per espresso il tuo pensiero sulla partita, ti auguro buon anno e ovviamente buon lavoro. Allora, grazie, avviso la regia, grazie Stefano, di risentire. Ciao, Stefano. Il tecnico Breda, poi ripartiamo da Riccardo Clinco, da Toto De Leonardis, da altri ospiti. Ecco cosa ha detto Breda a fine partita e sentiremo anche l'allenatore Alvini della Reggiana. Eh beh, è un obiettivo che ci siamo posti, perché se più riesci a rimanere in partita e non subire gol, è più logico che poi diventa facile anche fare punti. Anche della partita scorsa, secondo me, poi prende valore con questa vittoria, perché a dimostrazione che in 10 non è sempre facile fargli gol e devi sempre stare attento. Quello che è un pochino l'avevamo interpretata noi con l'ultima gara, però di questo poi tante volte la differenza la fanno gli episodi, perché tu magari fai gol sulla traversa con Guta e qua magari pareggi, quindi però l'importante è crederci negli episodi e cercare di portarli sempre dalla parte nostra. Ma allora sul discorso fisico tante volte dipende anche da quante partite hai fatto in breve tempo e spesso e volentieri giocando sempre con gli stessi, quindi tante volte dipende anche da questo. Poi dopo è logico che noi abbiamo dei giocatori come Masciangio che dobbiamo recuperare, come Buselato, ma come anche tanti altri, perché un pochino la difficoltà di questo periodo è stata quella di dover far sempre conto su un gruppo ristretto, non perché ce n'erano anche altri ragazzi, però io ho cercato di tipo nel nostro modo di fare calcio la settimana tipo è già allenante e quindi è lì che lavoreremo sull'idea di mettere sicuramente gamba, ma anche tante volte poi di continuare su dei lavori tattici che hai fatto poco, che sono quelli che magari ti migliorano i tempi di corsa e quindi ti danno modo di correre meglio e magari correre meglio assieme. Poi sul discorso mercato, quello che state scrivendo, dicendo, sono un pochino le chiacchiere che fino adesso abbiamo fatto con la società e quindi più o meno adesso dobbiamo ancora parlare, però penso che la linea sia un pochino quella. Servono certe caratteristiche, quindi poi dopo i nomi tante volte sono figlie di dinamiche di mercato che magari a volte portano qualcosa da una parte, magari no, però fino adesso appunto abbiamo parlato come veramente caratteristica, intendo, ci mancherebbe. Beh, sicuramente davanti qualcosa ci manca adesso, soprattutto quei due di oggi veramente li abbiamo spremuti al massimo dandogli poche alternative e cercando di utilizzarli al massimo, però adesso appunto l'idea è di creare delle alternative che ci possono permettere anche di magari
se vogliamo impostare un qualcosa di tattico diverso. Quindi insomma, no vabbè, ma certamente abbiamo bisogno di attaccanti. Io tra gli attaccanti spero anche di avere al più presto Asensio, che come caratteristica è un altro che vive bene l'area di rigore. Poi dopo vediamo come sta, perché alla ripresa dovrebbe ritornare con noi, e da là poi logico che arriverà anche qualcos'altro, però appunto far nomi insomma è... Come caratteristiche, mister? Cioè, sì. Al di là, siccome si parla di Montalto, ecco, io le chiedevo come caratteristiche. Vediamo, vediamo. A me piace che la società parli di mercato, non voglio parlare io. Poi dopo io con la società, logico che voglio confrontarmi e lavoro nel rispetto dei ruoli, è coordinato. Però sui nomi preferisco sempre che sia la società a parlarne. Faccio fare al giornalista a lei, che è meglio. Sì, forse. No, io metto un bell'otto perché intanto perché ha sta grande caratteristica da bomber, e quando arrivano ste palle in area è un terzo tempo che diventa imprendibile. Poi perché a dia di questo secondo me ha fatto una grande partita per tutti i 90 minuti, una difesa un pochino inedita perché ci avevamo lavorato veramente poco, poi con dei cambi anche in corsa, perché poi è entrato Gut e ha fatto molto bene anche lui, secondo me è entrato Munga da quinto, che ha fatto una gara di grande sacrificio. Quindi certamente per portare a casa un risultato positivo come quello di oggi devi avere una grande prestazione da parte di tutti quanti. Poi insomma i voti ancora siamo a gennaio, mettiamoli a giugno, che sono quelli che contano. No, l'espulsione, mister. L'espulsione poi è andata bene per fortuna, quindi però secondo me era in trance agonistica in quel momento, aveva un buco in testa, un buco grosso, e quindi la voglia di essere e la felicità l'ha portato a esagerare. Poi siamo tutti contenti perché abbiamo portato a casa il risultato, se non fosse andata così logico che sarebbe diverso, però credo che il voto vada dato anche al periodo che ha passato e a come è sempre stato sul pezzo. D'Angelo. Ma l'abbiamo fatto anche in altre parti di gara, penso al secondo tempo di Ascoli, penso a certi primi tempi come quello col Brescia. Ci siamo sempre detti che noi non dobbiamo avere un'unica arma, dobbiamo essere bravi a leggere le situazioni e capire cosa usare. Ci sono stati dei secondi tempi che siamo andati a fare nelle metà campi avversarie e sono stati altri come oggi che era giusto fare così. Ma l'abbiamo detto ieri, anche se rimaniamo bassi, l'idea nostra è di sempre provare a far male, e credo che oggi è stato proprio questo tipo di lettura, l'idea di difendersi con una grande attenzione, con una grande intensità mentale, e su questo veramente sono stati bravi tutti, da Valdifiori a Memushai, ma metto dentro tutti quanti, però con l'idea di continuare anche a provare a incidere in quelle occasioni che sapevamo che non sarebbero state tantissime, però che potevano esserci. No, un problema fisico assolutamente no. La squadra ha cercato di vincerla la partita, secondo tempo, e siamo stati puniti su una palla ferma dove Scognamiglio è saltato più in alto degli altri e ha buttato dentro, fatto gol. No, non c'è assolutamente un problema fisico, perché la squadra oggi ha girato dal punto di vista fisico e dal punto di vista caratteriale ha provato a vincere la partita. Non ho neanche cambiato il sistema, ho messo più giocatori offensivi, ma non c'è un problema fisico o caratteriale, c'è un problema che di episodi, siamo stati puniti sicuramente da questo episodio qui. Io ho provato a mettere, visto quando loro sono rimasti, in 10, loro sono passati 3-5-1, e quindi io ho messo giocatori più offensivi sull'esterno, prima Cambiaghi e poi Volta, per andare a cercare la superiorità numerica lì e buttare il palle in mezzo, dove avevamo sia Zamparo prima e poi Mattia, e dove in inserimento fra Muratore e Varone. Non è stata non ho mai squilibrato la squadra assolutamente, l'ho sempre mantenuta sul sistema. Abbiamo concesso solo un paio di ripartenze, ma ci può stare a Seter perché fisicamente è devastante. È logico che non abbiamo portato a casa nulla e questo è penalizzante per noi. Si esce da questo momento, che è un momento difficile, delicato, dopo oggi sicuramente ne sono consapevole, ne siamo consapevoli. Si esce con il lavoro, con l'equilibrio, con la consapevolezza di quello che vogliamo fare. Sapevamo che era una sfida difficile,
questo campionato, ci siamo dentro, ma ci sono assolutamente margini per riprenderci, per uscirne, e sono convinto che lavorando forte con le idee che abbiamo, recuperando alcuni giocatori fondamentali per noi, ci usciremo e raggiungeremo quello che è l'obiettivo che ci siamo prefissati. Queste le parole dell'allenatore della Reggiana Massimiliano Alvini. Ricordiamo che il 9 gennaio la Reggiana recupererà il match con il Cittadella. Un aggiornamento prima di andare in pubblicità: a Brescia, al Rigamonti, sempre Vicenza in vantaggio 2-0 con le reti di Dariva e Cappelletti alla fine del primo tempo. Si sta giocando l'ottavo minuto della ripresa. Pubblicità, a tra poco. Il superbonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il superbonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglia 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970, Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Rientriamo con la terza parte di replay e diamo un aggiornamento. Chiedo alla regia di proporre la schermata perché il Vicenza addirittura ha triplicato al Rigamonti e dunque ora il parziale di Brescia 0, Vicenza 3, ancora D'Arriva in gol, doppietta per il giovane centrocampista, nel mezzo anche il gol di Cappelletti. Vediamo come cambia la classifica alla luce di questo risultato a sorpresa, perché il Vicenza sale a quota 19 punti, si stacca proprio dal Pescara e lascia dietro anche la regina di Baroni. Dunque questa è la situazione al momento. Linea che torna a te, Enrico, a te. Allora, vado a salutare in piattaforma altri due ospiti, dopo Riccardo Klink e Totò De Leonardis, dopo aver sentito Luigi Mascia e Stefano Buda, vedo inquadrati la gente dei calciatori, Dino Zampacorta, buonasera Dino, e poi buonasera, un piacere per la prima volta di avere in collegamento un giovane tifoso, Loris Mazzioli, che si cimenta anche in apparizioni televisive come opinionista. Buonasera Loris, buon anno buonasera a te, buon anno Dino. Buonasera, grazie per l'invito Enrico, buon anno a voi, buon anno a tutti. Allora, vorrei ripartire da Dino e da te Loris, poi torniamo a Riccardo e Totò. Dino, ti aspettavi questa vittoria del Pescara a Reggio Emilia, soprattutto alla fine del primo tempo con quell'espulsione di Bellanova? Sono cambiate un po' le cose in campo, l'allenatore della Reggiana ha osato di più nell'inserire più attaccanti, Breda è apparso più conservatore, però alla fine ha vinto Breda. Dino. Sì, buonasera a tutti e buon anno a tutti voi e anche a chi ci ascolta, che ne abbiamo bisogno, forse anche più di Breda, ma cioè di Breda e delle sorti della Pescara Calcio. Ma comunque, detto questo, io sono ovviamente molto molto felice, ma ho un sentimento contrastante, perché non vorrei che questa vittoria ci faccia pensare chissà cosa e tutto quanto. Non deve essere così, questa vittoria di oggi ben gradita solo per i punti, niente di più. La prestazione non è stata assolutamente né più né meno di quello delle altre volte, quindi a me personalmente non mi ha soddisfatta la prestazione. Poi se uno la vede col bicchiere mezzo pieno e pensa che rispetto alle altre volte insomma abbiamo fatto qualcosina in più, ma a me personalmente questo non basta. Io credo che noi dobbiamo fare ancora 30-32 punti per arrivare alla quota salvezza, e con 21-22 partite ancora a disposizione ciò significa che dobbiamo invertire la rotta. Per quanto riguarda il discorso che ho appena fatto, sono preoccupato perché non vorrei che qualcuno faccia pensare che questa rosa sia buona, tutto quanto. Io credo che il Pescara abbia bisogno di innanzitutto sfoltire, sono in oltre 30 e per qualsiasi allenatore è una difficoltà enorme allenare 30 persone, e quindi deve prima di tutto sfoltire, ma sfoltire di brutto. E poi abbiamo bisogno di almeno 4 innesti, forse 5. Adesso i reparti li conosciamo tutti, non c'è bisogno che ve lo dica io. Oggi abbiamo vinto, ma ripeto, non lasciamoci prendere da grande entusiasmo. Sentito Grinco che ha urlato, anche io ho urlato, ho testimoni, eravamo qui perché per come si è messa la partita. Però la puoi etichettare come una vittoria emozionale? Sì, è solo questa però, rimane solo questa, perché quando ti vedi la prima munizione di Bellanova che cerca di accompagnare la palla in fallo laterale, non ci riesce e fa la prima stupidaggine, poi sulla tre quarti avversaria insomma prende quella munizione lì, c'è qualcosa che non va. Poi anche oggi ha tolto un attaccante, poi abbiamo vinto, ma se perdevamo stavamo facendo un processo che non finiva mai, quindi vabbè, questo adesso non voglio essere pessimista per chi ci sta ascoltando, cerco di essere realista. Questa vittoria ben venga, i tre punti, ma dobbiamo accantonarla e far finta che non abbiamo vinto e fare quello che si era pensato di fare, quindi sfoltire, ripeto, sfoltire la rosa, perché sono veramente in tanti e ci sono. Senti, faccio anche a te la domanda che ho posto in precedenza: chi promuovi e chi bocci della partita di stasera? Beh Enrico, questo è un compito che sinceramente a me mi viene un po' complicato. Io non ho bocciato nessuno, ma io sinceramente la prima munizione di Bellanova è stato un pesce di nome Vanda, non un pesce di nome Bellanova. Ma guarda, io non trovo grandi promossi stasera, ti dico la verità. Non boccio nessuno, ma
Io non trovo, ecco, vabbè, Setter, perché lo chiamiamo ormai il Caterpillar, e speriamo che stia bene, gli auguriamo tanta salute, non ci aspettiamo che ci faccia 15-20 gol, perché non li farà, ma mi auguro che li faccia fare, perché ha una forza straripante, oggi ho mostrato, io ho ascoltato prima cosa c'era, dicevate, rigore qui, me il rigore era clamoroso, che eccola qua, guarda, adesso guardate il difensore mi cerca in tutti i casi di spostarlo verso l'esterno, non c'è riuscito, lui l'ha superato e questo quindi è rigore. Poi è chiaro, però che attenzione Dino, perché c'è un'immagine, scusami Dino, c'è un'immagine dove si nota messo da dietro Setter con un braccio, ma guarda che Setter quando ha sbracciato Enrico stava, sì, già davanti col il fatto che non l'abbiamo a disposizione perché non no, è no, ma l'ho rivista io. Sì. Se voi ci fate caso nei prossimi giorni vedrete che è verissimo quello che state dicendo voi, è assolutamente vero, ma lui ha sbracciato quando la parte, la tre quarti del suo corpo era già davanti al difensore, quindi è chiaro che se tu mi ti butti addosso e io continuo a proseguire la corsa, le mani io devo, cioè sicuramente lui ha sbracciato, ma era davanti, lui era già davanti. Dino, non era così Dino. Beh, io l'ho vista così. Siccome io l'ho vista pure io, cioè non era che l'aveva superato. Vabbè, ma io sto più giovane, ci vedo meglio, no? No, io sono gli occhiali e tu no, dire. Pensi tu. Vabbè, ma tu fai finta di avere gli occhiali. No, quello che ho visto io è che lui ha sbracciato mentre stava superando, cioè è diverso, l'arbitro ha fischiato quello, ragazzi, non è che tutto possiamo... posso dire era quello che penso, era una delle poche occasioni in cui si era vicino all'azione, quindi io almeno l'ho vista così. Vabbè, adesso stravedo per Setter, quindi gli darei anche ragione, però è una particolare squadra, una squadra che sta giocando in 10, quel rigore là si dà. Vabbè, non è che se deve dare perché stai giocando in 10. Non è rigore, è rigore. Dai, di che stiamo a parlare? Totò, Loris, tu hai visto questa azione? C'era secondo te il rigore? Sentiamo anche il tifoso Loris Mazzioli. Loris, c'era? Secondo me no, perché è evidente che Setter, per prendere l'ultimo tempo all'avversario, lo aggancia proprio palesemente dal collo, e poi ovviamente l'avversario va giù come se fosse stato sparato, però lì l'arbitro vede la mano larga di Setter, che poi fisicamente è un gigante, quindi peccato perché a quel minuto, dopo una partita strepitosa di Setter, dopo l'ennesimo scatto, forse oggi ne avrà fatti 15-20 strappi di questo tipo, è un peccato perché avrebbe meritato sicuramente il gol. Ecco, io Setter sicuramente è uno che promuovo in questa gara, come promuovo Mirko Valdifiori. Oggi Mirko Valdifiori mi è piaciuto, anche se il primo tempo dedicava un po' nel vuoto, perché ovviamente come alza lo sguardo e cerca di dare palla a qualcuno, se non si muove Setter ovviamente non è che la può lanciare alta a Galana. A Galano boccio totalmente Bellanova, ma più che altro perché attualmente io lo definisco, passatemi il termine, un giocatore calcisticamente ignorante, ma non per offenderlo, perché ovviamente è ancora troppo giovane. Oggi con il doppio giallo praticamente è stato artefice di un mix tra ingenuità e goffaggine, chiamiamola così, perché dopo il primo giallo, che secondo me è stato regalato, perché ha dato il là, tra l'altro la prima grande azione della Reggiana, perché fino a quel momento la Reggiana non aveva fatto nulla, se poi ci fate caso da quella punizione è nato il lancio di 50 metri a tagliare la difesa e poi l'incrocio dei pali preso da Lunetta, se non mi ricordo male. Però tutto sommato è anche busellato. Tu comunque Loris ti sei emozionato, sì, perché Dino è rimasto freddo, vabbè, lui le emozioni sono altre. Guarda, Dino, no? Guarda, io ho detto, ero a vedere la partita con mio padre, il mio capodanno è partito dal minuto 95 di questa sera. Abbiamo brindato e festeggiato questa vittoria, più che altro come una liberazione. No, è stata una liberazione perché sinceramente io non me l'aspettavo, io non mi aspettavo che cara uscisse. Ecco, adesso stiamo vedendo l'immagine molto opportuna dalla regia di TV6, quell'immagine che ci ha proposto. Sono ancora più convinto che il rigore. Beh, aspetta, perché se vedi il braccio di Setter, poi ognuno può dire quel che vuole. Poi
Rivediamola ancora, Maurizio, dallo studio di TV6. Invito Andrea Costantini anche a riproporci questa azione, se è possibile, così abbiamo un quadro anche dall'altra angolazione. Vabbè, comunque dicevi, Loris? No, dicevo, tra i promossi e i bocciati c'è Valdichiori, che comunque ha pennellato una punizione decisiva. Ricordo oggi finalmente il primo gol in campionato di testa del Pescara. Primo gol che ci ha fatto espugnare Reggio Emilia. Ovviamente non era poi così difficile fare meglio di Oddo, però c'è da sottolineare il fatto che Breda ha portato una ventata di ottimismo a questa squadra, perché ecco l'azione. L'arbitro punisce questo intervento di Setter, che guardate che il difensore gli va addosso, il difensore non pensa più alla palla, l'ha presa per il collo. Ma che stai a dire, Dino? E guardaci qui, prima di parlare, sì. Lo prende per il collo, che dici? Riguardalo, si salta di guardare, Dino, devi solo guardare senza pensare a quello che hai pensato prima. Io pure, le prime mi sembrava rigore, poi ho visto quello, ho guardato e ho visto, ho detto, Riccardo, guardali, tu che dici adesso? Guardare. Che lo prende per il collo, cioè lui si, è vero che si disintesta la palla, però Setter doveva non mettergli quel braccio e... Quindi in diretta visto così pensato, non è rigore. Ricca, detto da te, Ricca è grave. Lukaku non mette il braccio così, lo metto davanti in questo modo. Bravo, è un'altra cosa. Vorrei sentire anche il pensiero dallo studio di Andrea. Andrea. Ma è una dinamica piuttosto complessa, sicuramente Setter mette il braccio in questo momento intorno al collo di Libutti, però devo dire che Libutti cambia un po' la traiettoria della sua corsa e da questa immagine non si vede granché. Libutti si disinteressa del pallone e prova solo a tagliare la strada a Setter. Nel momento in cui reca il danno a Setter, Setter a sua volta prende il collo di Libutti. È una decisione al limite, evidentemente l'arbitro ha fatto più pesare quella cravatta di Setter piuttosto che il fatto che Libutti abbia pensato solo a tagliare la strada a Setter, che andava dritto per dritto sul pallone. Vabbè, sono tutte opinioni un po' diverse. Invece sull'episodio di Scognamiglio, il gran gol, perché non vediamo ovviamente la negatività, e poi quel fallo di reazione, Dino, Loris, anche Riccardo e Totò. Partiamo da Dino, Loris, Riccardo e Totò. Dino? Beh, diciamo che io mi sento un privilegiato, perché 10 minuti prima... mi senti? Sì. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Diciamo che mi sento un privilegiato, perché fino a 10 minuti prima di collegarmi stavo parlando con Gennaro, quindi essendo mio amico, tra virgolette, lui mi ha garantito che non c'aveva assolutamente nulla contro Varone, assolutamente niente, mi ha detto, Dino, io volevo prendere la palla, tirargliela addosso, questo sì, ha detto, con la speranza che andasse in fallo laterale e finiva la partita. Non ho preso la palla, l'ho preso direttamente lui. Ha detto, ho sbagliato, ha detto, ma io questo volevo fare, non... assolutamente niente di contro Varone. Io mi sono preoccupato, gli ho chiesto molto francamente, ce l'avevi con lui, perché lo conosco un po', ma detto, assolutamente no, e volevo dargli con la palla, farla ribaltare addosso, sarebbe andata in fallo laterale e finiva la partita. Non ho preso la palla, ho preso lui, ho sbagliato, questo ha detto. Loris? Purtroppo secondo me la giustificazione non tiene tanto banco, ma più che altro perché lui ha commesso fallo, se non erro, all'89esimo. E quindi la partita non sarebbe comunque finita. Lui ha rischiato col Pescara 9 di far pareggiare, visto che comunque poi la Reggiana si è buttata tutti in avanti. Ovviamente si è assunto le sue responsabilità, ma non ci dimentichiamo. Quindi tu pensi che l'abbia fatta apposta? Quindi è deficiente. No. A questo punto è deficiente. Apposta no. Ma il grave è proprio quello, che non l'ha fatta apposta. Non l'ha fatto apposta, sa perché? Esatto, comunque, ma quello è il grave. Capito, il lato positivo di questo episodio è questo, che Gennaro Scognamiglio, preso dalla foga del primo gol in campionato, preso dalla foga di rientrare in campo, si è gettato contro, però pur sapendo di essere ammonito, quindi anche se l'arbitro, ecco, ti caccia il rosso diretto, lì ti può tranquillamente ammonire e ti dà lo stesso il rosso. Però lo voglio prendere con un atteggiamento positivo, perché due immagini voglio registrare nella mente di noi tifosi, di tutti i tifosi del Pescara, che sono
La prima è l'abbraccio collettivo dopo il gol di Scognamiglio, quindi l'esplosione di gioia che sinceramente non vedevo dal rigore di Masciangelo, e l'abbraccio collettivo a fine partita, il cerchio strepitoso vicino alla panchina di tutti i giocatori del Pescara, a dimostrazione che questa è stata la vittoria sì del cuore, ma dell'atteggiamento grintoso, cosa che purtroppo in altre circostanze noi non abbiamo visto. Vero. Allora, andiamo a sentire, risentiamo e poi la commentiamo sul fine della trasmissione, le dichiarazioni rilasciate dalla Presidente Sebastiani, che parla anche di mercato che è iniziato oggi e finirà il 1 settembre. È avvicinato da Paolo Renzetti fuori dallo stadio, al Mapei Stadium. Sì, una vittoria del cuore l'ho definita, perché ci hanno messo veramente tutto, siamo rimasti in 10 per oltre 50 minuti, anzi abbondanti 50 minuti, e i ragazzi hanno fatto veramente una grande partita, non sbilanciandosi mai, cercando sempre di ripartire quando era possibile. Abbiamo portato a casa una vittoria che secondo me poi fondamentalmente è anche meritata, perché non è che avessimo rischiato più di tanto. Il secondo tempo, nonostante il forcing della Reggiana, Fiorillo non ha praticamente dovuto effettuare nessun intervento, però c'è stato timore perché nella prima parte del secondo tempo ci sono stati questi attacchi, ma la squadra ha tenuto a retto e ha provato anche a segnare con alcuni contropiede. Sì, assolutamente, è proprio la storia della partita, è proprio questa, quindi è stata sicuramente, come dicevi prima, una vittoria, diciamo, definiamola eroica, però tutto sommato non si può dire che non sia una vittoria meritata. Montalto è stato accostato con una certa insistenza al Pescara in queste ultime ore, ma il Bari ha detto che Montalto non si muoverà dalla società pugliese. Noi non gliel'abbiamo chiesto, quindi non... sicuramente avrà fatto una precisazione il loro direttore, ma io personalmente non ho parlato né col direttore né con nessuno, quindi Montalto è un giocatore che secondo me ha delle un profilo che interessa. Potrebbe essere un profilo interessante, però come ce ne sono tanti altri, e adesso vedremo su chi, diciamo, dirigere la nostra attenzione. Iemmello è un altro nome tornato prepotentemente alla ribalta. No, io credo che Iemmello resti, se va via dalla Spagna probabilmente andrà da qualche altra parte, non credo che venga a Pescara. Per quanto riguarda invece Asensio, lei proprio ai nostri microfoni aveva detto qualche giorno fa, Asensio non andrà via, resterà a Pescara e dopo l'infortunio tornerà a giocare. Certo. Potrebbe essere il primo rinforzo del Pescara, Asensio, Presidente? Io mi auguro che quelli che abbiamo stiano bene, perché secondo me se stanno bene abbiamo due signori attaccanti. È chiaro che ci vuole qualcosa in più, perché purtroppo si giocheranno ancora tante partite ravvicinate, quindi non puoi spremere tutti, bisogna che ci sia il ricambio giusto. Quest'anno è così, quindi dobbiamo lavorare in quella direzione. A proposito di attaccanti, perché si fanno tanti nomi, un altro nome che è stato più volte accostato al Pescara, Ceravolo. Ma i nomi non ve ne faccio, perché ripeto, ci stiamo lavorando, ma non mi sembra giusto fare quel nome, un nome o l'altro, quindi appena avremo le idee chiare noi sicuramente affonderemo il colpo e prenderemo il giocatore. C'è qualcosa che vi ha chiesto il tecnico Breda, qualche richiesta? Nel modo più assoluto, il tecnico è contentissimo della rosa che ha, ma d'altronde se dovessimo guardare il suo ruolino di marcia da quando è arrivato, credo che questa squadra non dovrebbe nemmeno essere in posizione in cui è, però è chiaro che siamo noi come società che vogliamo fare qualcosa per migliorarci. E invece le uscite, perché Presidente, questo è un organico che conta oltre 35 giocatori, ci sono alcuni atleti che non sembrano rientrare nei programmi né del tecnico né della società? Usciranno, e quelli che non riusciremo a far uscire si alleneranno come hanno fatto fino adesso. Purtroppo non è che i giocatori, una volta che ce li hai o li prendi, li puoi tirare fuori così, quindi ci lavoreremo anche nelle uscite. C'è qualcuno che ha chiesto di andare via? No, chiesto di andare via nessuno, è chiaro che chi non sta trovando spazio, è sicuramente, soprattutto magari i giovani che non trovano spazio, vorranno cercare qualcosa, è anche nostro interesse, soprattutto su quei giovani che sono di nostra proprietà.
Presidente, tornando alla partita, ha visto Breda dopo il triplice fischio finale dell'arbitro, ha visto anche Scognamiglio, primo gol, ma gol pesantissimo per il Pescara. Sì, pesantissimo, purtroppo poveretto si è anche fatto un taglio pesantissimo. 5 punti di sutura. Ne ha presi più di noi in questa partita, quindi mi auguro che si rimetta presto, perché oggi ha fatto una grande partita coronata da un bellissimo gol che gli mancava. Le parole di del presidente Daniele Sebastiani, che in chiusura parlava proprio di Scognamiglio, che ha preso più punti rispetto a quelli presi dal Pescara con la vittoria, 5 contro 3 e 3 punti dovrebbero andare nelle tasche del Vicenza, che è sempre avanti al Rigamonti di Brescia per 3-0, mancano 10 minuti abbondanti, sembra una gara praticamente finita. Linea a te, Enrico. Vorrei chiedere agli ospiti come leggete questa dichiarazione del presidente Sebastiani: guardando il ruolino di marcia di Breda, il Pescara non dovrebbe essere in questa posizione. Totò. Ma mi preoccupa nel senso, soprattutto quella l'espressione in cui dice il tecnico è contento dell'assetto di come è costruita la squadra, siamo noi magari a volerci migliorare. Non mi sembra un discorso molto, molto corretto. Voglio dire, dovrebbe essere il tecnico a indicare alla società quelle che sono le carenze e comunque le possibilità. Quindi già questo non mi piace molto, anche perché è un discorso che ho sentito anche in passato. Tra l'altro, nei giorni scorsi ho sentito spesso parlare dell'arrivo possibile di due punte, e anche questo contrasta con quello che ho sentito questa sera. Io ritengo intanto che sicuramente serve una punta. Intanto di Asensio non si parla da 2 mesi, poi stasera scopriamo che probabilmente potrebbe tornare. Voglio dire, mi sembra un po' confusa come situazione. Io ritengo che assieme a Ceter, che tra l'altro questa sera, se Pescara non ha subito tanto, è stato solo esclusivamente merito di Ceter, così come era capitato con Cittadella quando c'era ancora Oddo, come era capitato alle prime partite di Breda. Cioè, Totò, pensi che la società voglia snobbare un po' il mercato? Ma la preoccupazione è questa, Enrico, perché ci sono i precedenti, voglio dire, questa frase non mi è piaciuta, ti ripeto, anche perché sicuramente, come la vedo io, già l'ho letto già l'altra puntata, questo dovrebbe essere un organico in cui ne togli 10 e ne metti 5 buoni, per cui secondo me, credo sia stato anche il discorso di Dino poco fa, però voglio dire, io credo che per questo momento il Pescara riesce a giocare soltanto di rimessa, perché non c'ha altre soluzioni, cioè, la soluzione c'è terra. Allora, se la vuoi migliorare, servirebbe, a mio avviso, un attaccante che faccia coppia con Ceterra, un attaccante veloce, rapido, che possa fare le due fasi, cioè quelle di ripartire assieme a lui, anche bravo in mezzo all'area. E questa è la prima cosa, e poi soprattutto la possibilità di svoltire l'organico, perché veramente non esiste. D'accordo, allora Dino, invece tu come interpreti questa dichiarazione? Beh, in linea di massima credo che il nostro presidente abbia detto tutto, in fondo niente, perché io do ragione a Totò, lui parla troppo al singolare, io non ho mai chiesto Montalto, io non lo so. No, mi riferisco alla dichiarazione su guardando il ruolino di marcia di Breda, il Pescara non dovrebbe essere in questa posizione. No, il Pescara sta nella posizione, non so che vi dico, secondo me c'è un paio di punti in più, quelli di oggi. No, questa è la posizione, ragazzi. Cioè, la squadra allora, a livello di singoli, cioè, se andiamo a vedere i singoli nostri, a livello di nomi, cioè, la squadra è buona, non è che è male. C'è un Valdifiori in Serie B, ma e chi lo può avere? Cioè, un Asensio in Serie B con quello che guadagna, adesso si è fatto male, ma lo stesso Balzano, lo stesso Scognamiglio, se andiamo a vedere le rose a livello di nomi, cioè, ma se guardiamo quelle della Reggiana facciamo fatica a ricordarci i nomi anche dopo aver visto la partita, no? Chi non è del settore. Il problema è che secondo me è sembrata male, sono stati fatti gli errori, continuo a ripetere, devono togliere 10-12, sfoltire 10-12. Il problema grosso non è solo i mugugni durante la settimana, ma chi è che è felice di non giocare, andare in tribuna, non essere convocato? E poi ripeto, poi concludo dicendo sempre la mia, che io non sono nessuno, però penso. A
Adesso si parla di pugni, attacchi, i nomi che sono stati fatti, cioè non stanno giocando. E voi sapete meglio di me che pure se fossero forti davvero, come credo lo siano, cioè prima di riprendere la condizione, il famoso ritmo partita, e qui Totò e Klinko sicuramente mi supporteranno in questo, hanno bisogno almeno di avere 3-4 partite di rodaggio, ecco, diciamo, dando per buono che non siano proprio disastrati a livello fisico. Quando non giochi, il ritmo partita è importante. Noi questo tempo non ce l'abbiamo, perché io continuo a ripetere che mancano 21, se non sbaglio, a partito, 22, e noi dobbiamo fare 33-34 punti. Cioè non è che ci possiamo permettere di tergiversare o di fare partite attendistiche. Noi adesso dobbiamo giocare per vincere. Quindi oggi benvengono questi 3 punti, non è vero che non è un risultato. C'era il mio papà qui, insomma, molti lo conoscono, super tifoso, preso da entusiasmo quella anch'io in quel momento lì, però poi se vogliamo essere precisi, insomma, dai, oggi un pareggio ci stava benissimo, dai. Noi abbiamo fatto 15-20 minuti bene, loro ne hanno fatti altri 30 bene, era una partita a finire in pareggio, anche in 11-11, cioè. Quindi poi ben vengono questi 3 punti, però ripeto, le problematiche c'erano e continuano ad esserci, ma io confido molto in quello che è successo l'anno scorso e non credo che il nostro presidente voglia ritrovarsi ancora in quella situazione, perché se vogliamo essere proprio precisi, Paravati è scomparso, le trattative in questo momento non si vendono più neanche le Fiat Panda, senza sminuire la Fiat, per dire che macchine che costano un po' meno rispetto alle altre, figure se si comprano società e tutto quanto, siamo in pandemia, c'è una crisi mondiale, trovare qualche... A proposito di Panda... Allora Riccardo, dobbiamo accendere un po' perché siamo quasi in chiusura. Da comprare o da vendere. Riccardo, vorrei sentire Riccardo Klinko. Do ragione assolutamente a quello che ha detto Dino, sono d'accordo al 100%, al di là della parte emozionale della vittoria che ci ha entusiasmati, problemi ci sono. No, sulla dichiarazione del presidente in riferimento al ruolino di marcia di Breda. Sì, ma è altalenante perché Massimo forse non ha avuto il tempo per poter, forse anche Oddo, se fosse rimasto adesso magari potrebbe avere quei punti, non lo sappiamo. Sai, Breda è arrivato, la squadra stava già carburando, l'ha presa in corsa e lui la stava cercando di costruire, è stato penalizzato con tante assenze che adesso gli sono tornate, perché se Terzo abbiamo visto, se lo togli oggi non so quanti di riporta facevamo, quindi un po' tutto questo non lo so, forse è un po' ingeneroso dire che oggi che Breda ha tutti questi punti e quindi noi dovremmo essere in zona playoff da come parla, no, abbiamo questi punti, questi meritiamo, sono d'accordo sul fatto che bisogna togliere dei giocatori perché i mugugni si sanno e prendere i giocatori veramente come ha detto Dino, non da istruire al gioco, ma che arrivano e sono pronti per giocare. A quel punto io un nome ce l'avrei, perché Messi si è svincolato da Barcellona, esatto. E lui potrebbe arrivare a mettere a posto le cose. Esatto. Allora, vorrei sentire Loris. Loris. Anche Cristiano Ronaldo non è che ha rinnovato. Anche Cristiano Ronaldo dovrebbe mettere. Loris, mi dici anche la tua? Enrico, io ti dico che comunque il ruolino di marcia di Breda è di 1,5 punti a partita, perché Breda in 8 partite ha conquistato 12 punti e ha praticamente affrontato quasi tutti gli scontri diretti. C'è anche da dire che il Pescara, a parte il Monza, ha affrontato tutte le ultime 7 della graduatoria, quindi comunque ha incontrato dirette concorrenti. 1,5 punti a partita comunque è poco, per invertire il trend abbiamo bisogno sicuramente di qualcosa in più. Ovviamente non è che abbiamo realizzato 9 gol e ne abbiamo subiti 9 gol. Cioè con Breda noi abbiamo fatto 9 e abbiamo subito 9, quindi non vorrei leggere tra le righe delle dichiarazioni del presidente che con questo rollino di marcia per lui così importante magari il mercato non ci sia bisogno più di tanto. Assolutamente, il mercato del Pescara è decisivo per la salvezza di questa squadra, perché se non mi ricordo male a questo punto l'anno scorso avevamo
6-7 punti di più rispetto ad oggi con le stesse giornate giocate, e poi sappiamo tutti come è andata a finire. Quindi vorrei che il presidente e i direttori sportivi facessero veramente tesoro di tutti gli errori commessi negli anni addietro, soprattutto nel mercato di riparazione, che più di riparazione noi ovviamente ci siamo sempre indeboliti, facessero tesoro di questi errori e acquistassero comunque dei giocatori pronti, almeno due attaccanti. Io porto sempre l'esempio della Ternana. Ternana in Serie C ha 5 attaccanti di ruolo. Cioè, il Pescara non si può permettere una salvezza sul campo con due attaccanti. Quindi... Loris, scusa, però i 5 attaccanti di ruolo non è che tu prendi 5 attaccanti e poi, perché poi succedono i vari mugugni, forse ne basterebbe con il recupero di Asensio. Non ho detto di prendere 5. Un attaccante ragazzi, che... Comunque vi chiedo scusa perché siamo già in chiusura e di mercato ne parleremo lunedì prossimo, approfittando anche della sosta. Quindi vi ringrazio per questi pareri un po' concentrati tutti sulla partita, ma di mercato parleremo meglio lunedì prossimo. Approfitto della presenza di Dino Zampacorta ora per proporvi una clip da lui ideata. Proprio Dino ha inviato questa clip a tutte le redazioni, ci fa piacere trasmetterla, dura pochi secondi, perché fa gli auguri al mondo con una lettera al Covid. Vediamola. Grazie, solo un minuto ancora nel fiato, un attimo ancora. Stare insieme è finita, tu l'hai capito che devi scappare. È stato un gran brutto momento. E che sia un buon auspicio per il 2021. Dino, grazie per questo contributo, avremo modo di risentirci con calma, l'hai realizzato insieme a Piero Mazzocchetti, ovviamente a Riccardo Fogli, anche con immagini più ampie che non abbiamo potuto far vedere, che la clip era molto più lunga. Dino, grazie per questo contributo che ci hai dato stasera. Ringrazio Loris Mazzioli. Loris, sei stato bravo in questi esordi, almeno con noi, ti rivedremo nelle prossime puntate. Grazie a Totò e Riccardo Clinco, noi ci risentiremo lunedì prossimo e io vi saluto Andrea Costantini che conclude dallo studio centrale di TV6. Grazie per averci scelto, e linea Andrea. Grazie Enrico. In chiusura, ultimo aggiornamento, siamo in pieno recupero a Brescia 0, Vicenza 3, e prima di chiudere questo numero chiudiamo con un altro sorriso, con questo screen che ci ha inviato l'amico William Carosella, che ritrae questa immagine un po' truce di Scognamiglio poco dopo il gol. Reggiana Pescara 0-1, una vittoria al sangue. Ci salutiamo così e il replay tornerà lunedì prossimo, spazio chiaramente al mercato. Buonasera ancora.